Io ho che avvertire il cuneo. A Roma, la telegramma a cui faceva riferimento adesso Fabrizio, parla di 890.000 euro. In pratica significa che tre persone in un prefabbricato container il Comune di Roma pagherebbe 2.200 euro. Madonna. Neanche a Piazza Navona. Al mese, al mese. No, tanto per fare un'idea. Ciao a tutte e a tutti. Io farò un intervento molto breve perché non sono molto abituata a parlare, onestamente. Non sono così cioè una che sa intervenire così tanto. Semplicemente a Cuneo è 2 anni che siamo permanentemente presenti nel territorio, anche se prima era stata fatta una bella campagna contro la vendita delle case popolari, che tra l'altro aveva fatto un compagno che quest'anno purtroppo è morto in un incidente in Nepal, e quindi mancherà tantissimo, perché lui ha cominciato questo lavoro, poi ha cominciato una battaglia per praticamente la requisizione del PUF, che è il Palazzo degli Uffici Finanziari a Cuneo, che ha da anni, mi pare da 25 anni, dei 18 alloggi che sono vuoti, lasciati a disposizione, che dovevano essere occupati dai dirigenti delle opere finanziarie, ma non sono mai stati occupati, di fatto sono in uno stato di totale totale abbandono. E il 26 aprile il candidato sindaco, guarda caso proprio in campagna elettorale dove lui si candidava a sindaco, ha avuto dalla commissione la possibilità di fare una conferenza stampa in cui questi 18, questa cosa gli era stata data dal demanio a disposizione. Di fatto questo Palazzo degli Uffici Finanziari attualmente non è assolutamente, non c'è nessun progetto né di ristrutturazione né di distribuzione a chi ha bisogno di case, eccetera eccetera. Anzi, anche con il nostro lavoro abbiamo 3 consiglieri comunali molto bravi, nonostante interpellanze fatte, eccetera eccetera, la risposta non è mai stata chiara, non è stata mai detto, abbiamo chissà cosa, però guarda caso sui giornali abbiamo scoperto il progetto di eliminare questo PUF, di buttarlo giù, perché è un mostro, quindi bisogna buttarlo giù, quindi nessun progetto di abitativo. Niente, sono già 2 gli articoli di questo tipo. Mentre a Cuneo il problema degli sfratti è reale, in Cuneo città 96 sfratti all'anno e 552 in tutta la provincia. È vero che Cuneo è una realtà molto particolare, dove gli sfratti spesso si ribaltano in gente che viene ospitata da familiari, quasi sempre si risolve così. L'unico caso che ho potuto, cioè sono stati 2 casi in cui abbiamo potuto occupare, però più di tanto non è stata una cosa eccezionale. C'è stata una famiglia che mi aveva chiesto aiuto a tutto spiano, avevo l'accordo con un amministratore di Bra. Quando poi però ho chiesto alla famiglia di venire in conferenza stampa in piazza con noi, eccetera eccetera, c'è stato chiaramente un diniego per una questione di dignità personale. Io non posso obbligare la gente, cioè a Cuneo vale ancora, purtroppo esiste molto questo discorso della dignità personale, la paura di esporsi, queste cose qua. Il problema è che noi il 10 ottobre abbiamo chiesto chiaramente intanto la possibilità di utilizzare questi 18 alloggi del PUF,
abbiamo chiesto, ah, poi c'è stato un caso molto grave, sono stati venduti all'asta 8 alloggi popolari, sempre del comune di Cuneo. Il comune di Cuneo prima diceva, almeno quello che è attuale il sindaco, diceva che tra le sue iniziative c'era quello di affrontare l'emergenza cittadina, il diritto alla casa, eccetera, ma di fatto non fa assolutamente niente. Chiaramente noi chiediamo questa cosa, abbiamo chiesto anche l'accertamento del demanio, delle proprietà demaniali. È vero che noi abbiamo fatto questa cosa al prefetto e io riterrei importante, magari la manifestazione io la riterrei importante più magari 10 ottobre prossimo, e questa invece di presentarci davanti ai prefetti magari in tutta Italia, io lo farei anche proprio prima della campagna elettorale. Questo è quello che noi siamo riusciti a fare. Allora, Cattoli, andiamo. Bruno Cattoli. Allora, io sentivo l'intervento iniziale che aveva fatto Daria, che a parte essere un intervento interessante come al solito i suoi interventi, mi ha fatto pensare ad alcune cose, guardando come descrivo la situazione di Livorno, nel senso che noi abbiamo una situazione nella quale abbiamo avuto negli ultimi anni a Milano, ma in buona parte dei comuni lombardi, un crollo verticale delle tutele. Noi siamo passati da un meccanismo in cui i bandi, meno male, non è che funzionassero al massimo, però stavano almeno 1000 case l'anno, 1000, 1200, 1300, 1400, in cui funzionava un meccanismo di assegnazione in deroga per gli sfrattati. È stato l'ultimo posto in Italia dove ha smesso di funzionare la commissione di graduazione degli sfratti, e per cui fondamentalmente tra l'uso dei meccanismi delle deroghe e delle graduazioni degli sfratti ha permesso per parecchi anni che tutti gli sfratti fossero quasi sempre un passaggio da casa a casa o con brevissimi periodi di albergo. Avevamo meccanismi anche nella gestione dell'ALER, per cui per esempio c'era un contributo strutturale agli inquilini con i redditi più bassi, un fondo sociale sulle spese di circa 500 euro l'anno, sulle spese, più un contributo straordinario in caso di morosità. Avevamo un accordo locale che era fra i più bassi in Italia come livello degli affitti. Meno male, nel corso degli ultimi anni, e sostanzialmente con un'accelerazione drastica dal momento in cui, dalla seconda parte del mandato della giunta Pisapia, tutto questo si è distrutto progressivamente, nel senso che ora come ora abbiamo le deroghe che non funzionano più, le famiglie che finiscono sulla strada, i bandi che assegnano sempre di meno, non assegnano più case di fatto, tranne pochissimi casi, alle famiglie con più di 3 persone o invalidi. Abbiamo un accordo locale che adesso è vero che vengono fatti alcuni contratti in più, ma vengono fatti alcuni contratti in più perché il SUNI ha firmato un accordo, che non è neanche il sindacato più rappresentativo, ha firmato un accordo separato sponsorizzato dal Comune di Milano per portare i canoni a livelli sostanzialmente uguali a quelli di mercato, tanto più che l'ALER Milano l'altro giorno, siccome vuole applicare l'accordo locale su alcuni su parte del suo patrimonio, ci ha detto però qua abbiamo il problema che dobbiamo fare un accordo integrativo perché quei canoni sono troppo alti, ce l'ha detto l'ALER, no? Insomma, abbiamo una situazione veramente drammatica rispetto alla quale che è l'antipasto di quello che sta, e abbiamo sostanzialmente una situazione sindacale in cui abbiamo 2 corazzate che sono il SICET e il SUNIA dal punto di vista della struttura, che però navigano molto male e non riescono a produrre risultati. Anche lo stesso SICET, che fino a un certo punto riusciva comunque a gestire abbastanza bene tutta una serie di cose, e abbiamo una realtà politica nella quale
c'è una totale uniformità e unità di intenti, al di là delle schermucce, fra la maggioranza e l'opposizione. Abbiamo una legge regionale che sta passando in questo, che è passata, adesso c'è un regolamento attuativo che sta entrando nella sua fase sperimentale, che è stato fatto dalla Regione Lombardia, guida leghista, ma uno penserebbe è una roba dei leghisti, no, è una roba in cui nelle trattative ci dicevano che l'ANCI, invece in mano al PD, aveva posizioni, fra virgolette, molto più innovative delle nostre regioni, no, fra virgolette, nel senso che sostanzialmente tutte le l'ANCI e il PD e il mondo cooperativo, perché entra pesantemente in campo in tutto questo processo, hanno delle posizioni estremamente compatte rispetto alle quali noi ci troviamo di fronte a un muro di gomma, sempre citando il discorso di Daria, dei buoni rapporti con gli uffici comunali. Non è che non siamo rispettati dagli uffici comunali, però se potessero ci passerebbero sopra con lanciafiamme, nel senso che sostanzialmente non ti dicono mai di no, o non ti rispondono, o ti ignorano, o ti dicono vedremo, parleremo con questo, parleremo con quello. Cioè abbiamo una totale mancanza di interlocuzione in questo momento con quella che è la Giunta, di fronte a dei passaggi estremamente pesanti. Questa legge regionale, su cui mi soffermo un attimo, perché come diceva giustamente Vincenzo prima, perché questa legge regionale fa un esplicito riferimento a quello che sono i famosi decreti lupi, no? Quindi a quello che è il concetto di edilizia sociale, al concetto di alloggio sociale, nel senso che sostanzialmente cosa viene fuori da questa cosa? Viene fuori che il bando unico scompare, viene sostituito da un sistema di bandi per categorie che sono le giovani coppie, gli anziani, le famiglie di nuova formazione, non mancano gli sfrattati ovviamente, il punteggio di sfratto non ha quasi nessun tipo di influenza all'interno della cosa, ma soprattutto c'è un meccanismo per cui tu assegna solo chi è nelle categorie. Quelli che sono fuori categoria possono avere casa solo se tutti gli alloggi, e poi sono bandi per ogni singolo alloggio, non sono stati saturati da chi è dentro le categorie. Cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che una famiglia di 4 persone sfrattata, che senza un invalido dentro, anche teoricamente la casa non ce l'avrà mai. Ok, tutto questo da cosa viene sostituito? E allora cosa ne facciamo di sti sfrattati, che comunque non è che li puoi eliminare da un secondo all'altro, no? Li gestisci con i meccanismi delle locazioni temporanee, ossia con l'accompagnamento per farli ritornare poi sul mercato privato e per renderli autonomi. Allora la legge regionale prevede che il 10% degli alloggi di edilizia pubblica vengano tolti dall'edilizia pubblica e vengano usati per fare dei contratti temporanei di un anno, gestiti, non si capisce da chi, ma il rapporto fra gli assessorati alla casa e i servizi sociali, per fare in modo che nel frattempo la famiglia possa recuperare la sua autonomia o eventualmente entrare in graduatoria di bando. Cioè, recuperare la sua autonomia ovviamente vuol dire rientrando sul mercato, no? Quindi questo rientrare, cioè vuol dire riaccumulare un po' di risorse per andare sul mercato per magari farsi frattare dopo, no? Questo è il discorso. Oppure teoricamente anche andare in alloggio pubblico, però non ci sono meccanismi di raccordo neanche di punteggio tali da superare quel meccanismo delle categorie che dicevo. E uno dice, questa qua sono quelle solite puttanate che si inventa la Regione Lombardia, no? Adesso scopriamo che il Comune di Milano, questa è una roba di 3 giorni fa, senza dire nulla a nessuno, con cui pur essendosi magari visti 2 giorni prima, roba del genere, ha preso 950 alloggi, quindi non parliamo del patrimonio comunale, e li ha destinati a un'altra misura uguale, con la durata di un anno e mezzo, però non sono più bravi, invece che un anno, sempre fuori edilizia popolare, destinato specificamente agli sfrattati, perché tutto questo ovviamente sfrattati che vengono poi scelti come all'interno di questi specie di Ku Klux Klan, di cabine di regia o robe varie fra i servizi sociali e l'assessorato alla casa, fuori dal meccanismo, a differenza di adesso che almeno le deroghe passano dalla commissione, poi ci sono anche i sindacati inquilini, da meccanismi o le assegnazioni avvengono per una graduatoria comunque trasparente dal punto di vista della gestione. Quindi è un meccanismo per cui comunque fondamentalmente la risposta all'emergenza abitativa non è la casa popolare, come lo dicono con chiarezza, ma è semplicemente l'assistenza per vedere se tu sei una famiglia adeguata. Se sei una famiglia adeguata che fa tutto il possibile per entrare sul mercato, cerchiamo di dire,
Se invece non sei in grado, a questo punto ti teniamo i figli e si sprecano in questo periodo anche perché in comunità le minacce di allontanamenti se non sei dopo un po' in grado di rientrare, di marciare sulle proprie gambe, non mi ha fatto tutto. Insomma, questo è il quadro, un quadro terribile rispetto al quale ovviamente noi ci troviamo in un'enorme difficoltà, nel senso che una volta facevamo i bandi, magari la famiglia aspettava 6 mesi, aspettava un anno, ma poi la casa ce l'aveva, facevi le deroghe bene, cioè facevi i picchetti perché poi potevano servire ad agganciarti poi il meccanismo del bando. Adesso tutte queste cose non funzionano, funzionano sempre di meno. La stessa esperienza del 26x1, che è un'esperienza che è nata proprio per tamponare la mancanza di passaggio da casa a casa, chiaramente un'esperienza estremamente essenziale in questo momento, perché ovviamente dà delle risposte che dovrebbero dare peraltro le istituzioni, ma diventa anche un momento di lotta, di dimostrare come si può fare altro, di aggregazione, però rischia di perdersi nel fatto che è nata come cosa che deve dare delle soluzioni temporanee, mentre il problema in questo momento è che è sulle soluzioni definitive, che tendenzialmente non ci sono più soluzioni definitive. Quindi i problemi che ci stiamo ponendo sono questi, ovviamente, sono ovviamente di cercare di amplificare lo scontro, di renderlo sempre più visibile, perché abbiamo comunque una cappa intorno. Abbiamo fatto un'iniziativa, peraltro venuta anche abbastanza bene il 10 di ottobre, non ce la si è cacata nessuno, detto concretamente, ma sicuramente rispetto alla rilevanza dell'iniziativa, l'unica peraltro sull'emergenza abitativa nell'ultimo anno a Milano, non se ne è filata veramente poco rispetto alla gravità delle cose. Abbiamo una difficoltà di interlocuzione con le forze politiche, ormai questo qua è un fenomeno che viene dato come naturale e irreversibile, insomma. Allora, ovviamente, anche da questo punto di vista, il problema di cosa faremo fra 2 mesi che ci diranno, sto terminando proprio, quando le famiglie finiranno e gli diranno guardate che abbiamo scherzato, le graduatorie vecchie vengono cancellate, eccetera, eccetera, è una cosa che ci stiamo ponendo, quindi ovviamente aumenteremo le picchette, aumenteremo gli sfratti, ovviamente siamo d'accordo, per esempio ci andrebbe benissimo una giornata nazionale con presidi di tutte le prefetture, eccetera, eccetera, però c'è anche il problema che ci stiamo ponendo sulle stesse occupazioni, anche degli alloggi pubblici, perché gli alloggi pubblici in questo momento con la nuova legge non saranno più non andranno più ai bisognosi, ma noi avremo la famiglia di la nuova coppia di nuova formazione di ventenni con 10 punti che scavalca lo sfrattato con 4 figlie con 25 punti. Questo è il problema, per cui c'è proprio un'ingiustizia di fondo della legge della quale qualcosa dovremo pensare. Grazie. Vincenzo Di Beo, torniamo in Toscana, Chiarigi. Buonasera a tutti. Ci terrei a fare una piccola parentesi. Credetemi, non è una sdolinata, ma viene dal profondo. E non vorrei anche cascare nell'ovvietà, spesso non ce lo diciamo. Però e non lo dico neanche mai, forse negli interventi fatti nei congressi, nei coordinamenti, però per chi ancora non mi offendete, non ha i capelli bianchi come me, con le barbe bianche, ma anche i capelli, questi appuntamenti sono molto importanti. Io dico personalmente perché sono degli appuntamenti altamente formativi politicamente a livello giovanile, e quindi è una risorsa enorme per noi. Siccome stiamo vivendo, mi rilasciavo al discorso di Dario, un difficile momento di ricambio generazionale, ma non anche noi a Viareggio, non ci sono più gli studenti, non c'è più la volontà o la passione politica di una volta di avvicinarsi alla difesa dei bisogni reali delle persone. E o ti trovi in un territorio dove già c'è qualcosa di costruito, o è molto difficile ritrovare un ricambio, soprattutto in un tema difficile come il nostro, il tema abitativo, dove non si tratta di fare un gap difficilissimo lo stesso, o di fare un doposcuola popolare difficilissimo lo stesso, ma molto più semplice a livello attrattivo dal punto di vista politico per un giovane. Il tema abitativo praticamente qua, lo sappiamo tutti che alle volte arriva a sostituire un assistente sociale o a un tecnico idraulico per rilasciare l'acqua o a un tecnico elettricista per rilasciare la corrente o a uno che fa i traslochi per portare la lavatrice. Insomma, diventa un tutto fare e diventa sulla vita delle persone, dei giovani, un peso molto importante, a maggior ragione quando poi
si cresce e si trova fortunatamente, perché io trovo fortunatamente lavoro, e quindi si trovi di fronte a una difficoltà reale. Questa è una delle difficoltà che abbiamo, Viareggio. Per questo io ringraziamento che faccio all'Unione Inquilini Tutte, perché ci siamo sentiti sempre parte di una famiglia e sempre, che ci ha sempre dato una nostra autonomia nelle decisioni, in tutto quello che abbiamo fatto, e ci ha sempre considerato e ci ha sempre ben voluto veicolare. E quindi è un ringraziamento veramente più spassionato possibile. Però dal ringraziamento parte comunque il problema reale, che esiste. E è quello, cioè noi facciamo politica su un tema difficilissimo. E o come me, che ha avuto la fortuna di nascere politicamente come militante in un territorio dove prima c'era un tessuto militante forte e poi la passione mia di fare politica come tutti gli altri compagni, ma ad oggi mi domando, guarda Viareggio, noi veniamo dal Caracol, da una realtà che veniva dal Partito Sociale, che faceva tantissime pratiche sociali. Se finito il cargo non ci sono queste pratiche, è rimasto l'Unione Inquilini come sindacato in una scuola popolare e siamo cresciuti a distanza di 8-9 anni e mi rendo conto che ora stiamo cercando di fare questo collettivo, ma è difficile attrarre a noi ragazzi, giovani, ma anche meno giovani che intendono fare sindacato sul tema abitativo, ad andare a rischiare una denuncia o picchettati sotto un'occupazione, andare a ascoltare tutti i giorni i problemi delle persone quando già i giorni d'oggi hanno un sacco di problemi. E quindi io credo che sia una riflessione che dobbiamo porci per il nostro futuro. Almeno io me la sto ponendo, perché abbiamo qualche soluzione, ma non sono soluzioni definitive, soprattutto cerchiamo di pensare a lungo termine, non a breve termine. Quindi invito tutti a questa riflessione, molto importante. Cosa sono le politiche abitative oggi? Purtroppo non è vero che non esistono, ci sono sbagliate, continuano ad andare avanti su sistemi emergenziali, i famosi tappabuchi, o quando non sono emergenziali, i tappabuchi sono politiche fallimentari. E noi ci siamo sempre posti bene in opposizione a queste politiche. Io però credo che bisogna aprire una riflessione oggi. Noi dobbiamo continuare come abbiamo sempre continuato in tutte le nostre vertenze, dalla vertenza più burocratica legale alla vertenza più conflittuale, più popolare, passatemi il termine, da picchietti antistratti all'occupazione delle vertenze sindacali alle vertenze nelle stanze istituzionali. Però noi credo che dovremmo incominciare a pensare meno alla risoluzione emergenziale, ma come diceva per esempio Fabrizio, che secondo me è un limite che c'è tra i movimenti, ragionare non nella risoluzione di quello sfratto o di quella occupazione o di quella legge regionale. Noi dobbiamo cominciare a pretendere di volere tutto. E quando dico volere tutto dici spari alto, effettivamente se noi, siccome sembra quasi di arrancare, no? Tutte le volte è difficile andare avanti pezzettino per pezzettino, come si fanno con le grandi rivoluzioni, pezzettino per pezzettino. Però forse è il tempo in cui possiamo incominciare a anche inserire nei nostri appuntamenti nazionali temi un pochino più grossi, quando Dario diceva: ma questo canone lì ve lo basta? E cominciamo a richiedere, ora l'eco canone era un'altra cosa, un eco canone rivisto. Cominciamo a dire che non ci può essere solo il canone libero e neanche solo il canone a contratto concordato, ma ci deve essere una riforma nazionale che a partire anche dalle regioni, dove il canone per legge perché altrimenti noi non se ne viene a capo e si fatica molto, si sprecano tante energie e risorse per piccole battaglie importantissime, che però forse potrebbero risultare più grosse da un impegno un pochino più ampio. I rapporti esterni, nei molti interventi, sentito dire, da Fabrizio a Dario a Massimo, condivido pienamente tutto l'intervento di Massimo. Io credo che noi abbiamo investito su come le politiche degli inquilini noi ci abbiamo visto lungo, non vorrei spingermi oltre, perché il nostro rapportarci con le realtà esterne, il nostro rapportarci al nostro interno ha poi prodotto dei risultati che vediamo oggi, poi su Roma ce lo state dicendo oggi stesso, che ci fanno notare realmente come alla fine avevamo ragione, perché porci in maniera non settaria, riuscendo a intraprendere percorsi di tutti i tipi,
nella nostra eterogeneità ci ha poi evidenziati come un punto di riferimento anche per quelle realtà che nel loro essere passate nel termine un po' troppo settari hanno poi capito la realtà dei fatti, quella che comunque sia noi abbiamo sempre sostenuto, che il conflitto dal basso ci deve essere, ma non è l'unica opzione, che non si può lottare solo per un'occupazione o per quelle singole famiglie, come diceva Fabrizio, per quel singolo picchetto antisfratto, ma noi vogliamo tutto, noi vogliamo alla fine, io ragiono come le pratiche sociali, noi vorremmo la nostra estinzione paradossalmente, cioè non vorremmo più fare un picchetto antisfratto, non vorremmo fare più una vertenza sindacale e non vorremmo più occupare le case, perché vorrebbe dire che il problema si è estinto da solo. Cosa che alle volte invece ho il sentore, lo scontro anche a Viareggio, ma in altre realtà più movimentiste, che invece non ci sia, cioè c'è quella volontà, ma facciamolo per forza, andiamo nell'estetica dello scontro, ma anche se non c'è da occupare, bisogna occupare, perché a volte sembra che rincorrere il reale utopistico un po' troppo lontano senza fare un'analisi attuale del 2017. È giusto, io spesso dico, mi potete scrivere la sovietizzazione di una città, ma se poi in atto pratico non si riesce a fare nulla, non si conta nulla. E questa è una riflessione, quindi cercare di andare un pochino oltre. Cesare parlava di sfratti per il turismo. Viareggio, siamo forse da anni, ma no, Viareggio, tutte le città turistiche, è noto come una grossa fetta dei patrimoni immobiliari cittadini diventano bui, si chiudono i saraceneschi, le avvolgibili, e si svuota la città. E quelli immobili rimangono chiusi 6 mesi, ma alle volte anche anni, perché poi si riempiono d'estate o nell'afflusso turistico maggiore. Questo vale anche per gli alberghi. E quindi, e noi ci ricolleghiamo bene, secondo me, al discorso di decreto Minniti, mappatura delle proprietà pubbliche e private in stato d'abbandono. Io continuo sempre a ripeterlo. Cosa che apre un altro fatto di discussione. La popolazione è abituata a ragionare da una politica immediata, dell'immediatezza, della risposta immediata. Succede un fatto, l'opinione mediatica dà la sua mattanza mediatica sui social e in televisione, scusate sono mezzo malato oggi, e quindi allora le soluzioni si trovano perché dal nulla c'è stata un'occupazione con lo sgombro violento, dal nulla c'è stato, da oggi si sa che c'è il legame di Casa Pound con gli spada Ostia, ma forse non si ricorda nessuno, dagli anni 70 che le cose andavano avanti così, e quindi le persone si svegliano dal nulla quando noi sono anni che diciamo quelle cose lì. E allora dobbiamo ribadirle noi queste cose, più forte, oggi più che mai, perché la requisizione degli immobili privati si può fare, Sandro Medici a Roma la fece, noi a Viareggio abbiamo chiamato a spiegare questa cosa qui, la requisizione degli immobili pubblici si può fare, quello che manca è la volontà politica. E allora loro ci sono rinvenuti oggi, e la mia sensazione è quella quasi che lo facciano sempre come per darci lo zuccherino, il contentino, per cercare di placare quell'operazione mediatica che poi viene fuori tutte le volte dai grandi avvenimenti di cronaca giornaliera. Questo però noi possiamo farlo perché è stato fatto purtroppo non sono riuscito a partecipare, ma è stato fatto un grosso forum sul riutilizzo del patrimonio immobiliare abbandonato, sull'autorecupero e sull'autocostruzione. E noi dovremmo cercare però anche di ribadire il fatto che queste politiche emergenziali, per esempio in regioni, ci stanno massacrando in Toscana, perché noi viviamo costantemente, per esempio nel comune di Viareggio, ma anche nei comuni limitrofi, con gli uffici carichi che ci dicono: bene, avete lo sfratto, l'unica cosa che possiamo fare come amministrazione è garantire una caparra di 1.800 euro agli sfrattanti, in modo e maniera che possano trovare un'altra abitazione sul mercato privato, e da lì poter, noi con quella caparra li aiutiamo a iniziare il percorso. Ma scusa, ma come? Se hanno uno sfratto, evidentemente sono senza lavoro o sono in emergenza economica e sociale, e vogliamo intanto ridare fiato alla costante al patrimonio immobiliare privato,
continuiamo a erogare soldi pubblici per il patrimonio immobiliare privato senza alla fine risolvere il problema, perché chi è che dà la casa a uno sfrattato che non ha i soldi già per i primi due mesi? E adesso è concesso che il prenda anche quella casa, però se ne avrà lo sfratto e diciamo appunto a capo, il problema si sposta. Noi l'energia l'abbiamo sprecata per quanti mesi per rimediare allo sfratto, parlare col comune per questa caparra per poi riandare allo sfratto della casa successiva, e abbiamo perso quasi un anno di fatiche e questa famiglia è ancora in problema abitativo. E è da qui che collego il ragionamento a spariamo un pochino più alto, andiamo un pochino oltre anche la risoluzione dell'emergenziale, ma cerchiamo di arrivare a qualcosa di più, a risolvere il problema alla base e all'origine definitivamente. Perché anche in regione ci dicono ma c'è la sfratti per cioè ci sono le risorse per morosità incolpevole. Ho capito, ma se noi mandiamo faccio un numero per esempio 50 famiglie a richiedere di essere inserite nelle liste per morosità incolpevole e su 50 ne hanno accettate 5, ma non ve la ponete la domanda che c'è qualcosa che non va? Forse ci sono dei paletti che non vanno bene. Se devo essere zoppo, senza una gamba, senza un viso, con l'handicap al 150%, anziano, senza la moglie, allora faccio prima a togliermi dal mondo e tu fatto che mi la casa. E noi questi ragionamenti però li abbiamo posti sia in regione sia in comune, perché dobbiamo cominciare a fare ragionare su questo piano, che loro ci credono di darci i contentini, pensando che noi accettiamo questi contentini consapevoli che poi possiamo vincere una piccola battaglia. Noi vogliamo vincere la battaglia più grossa, senza contentini, punto e basta, perché i contentini sono finiti tanto i contentini. Chiudo l'intervento, non so quanto. Massimo diceva una città diversa, un'idea di città diversa. A Viareggio, e concludo, scusate, si aprirà una nuova battaglia molto grossa. Vogliono fare una grande opera, la Val Suro ce lo insegna e tantissime altre grandi opere ce lo insegnano. Vogliono costruire una strada dalla zona periferica arrivando fino al mare, tagliando per il parco naturale la pineta, distruggere tutto, e nel progetto c'è anche l'abbattimento di un'intera palazzina con 9 famiglie dentro. E noi abbiamo detto l'altro giorno in assemblea al sindaco, ma non potete requisire la proprietà privata per anni, ora per fare una strada si requisisce la proprietà privata per abbattere una palazzina. Ecco, noi chiederemo il sostegno nazionale per questa grossa battaglia anche legale che è importante su Viareggio e che apre scenari politici molto grossi sulla sinistra viareggina ma anche regionale. Grazie. Michele Cirinesi, se dico bene il cognome, mi scuso se no, di Bologna. Allora, innanzitutto ciao a tutti, mi chiamo Michele, vengo da Bologna. Allora, la Gualmina, sì, con quel simpaticissimo personaggio che è assessore all'Emilia Romagna e che fa apparizioni quasi tutti i programmi TV, esatto, è una cosa aberrante quasi. No, la nostra adesione all'Unione Inquilini nasce naturalmente dall'esigenza che erano state poste da alcuni lavoratori all'interno del sindacato di base di Bologna e dell'Emilia Romagna, perché molti di loro naturalmente essendo precari o lavorando in strutture come la logistica avevano anche naturalmente il problema abitativo. Questo mi portava ad essere doppiamente ricattati sia per quanto riguarda la maggior parte sono immigrati e quindi ricattabili due volte, perché se uno perde, come sappiamo, sia la casa che il lavoro, non puoi avere né il lavoro né il permesso di soggiorno, quindi per cui abbiamo lanciato alcune battaglie per vedere riconosciute naturalmente la loro casa, con sfratti che, come non sto qui a ripetere quello che hanno detto alcuni compagni nei precedenti interventi, sono tutte legate, sono legati al controllo del territorio. Mi trovo molto d'accordo con l'intervento che ha fatto prima il compagno di Viareggio, che non è vero che non ci sono politiche abitative. Le politiche abitative che hanno le amministrazioni sono su un certo tipo di linea, cioè sono quelle di rendere precario e rendere come parcheggi le case popolari. Almeno a Bologna succede così da un po' di tempo. Naturalmente io mi ero già occupato delle questioni abitative quando militavo in ASI USB, sono da anni che abbiamo fatto
a Bologna ha rilanciato praticamente il problema abitativo. Fino a qualche decennio di anni fa a Bologna non esisteva per le amministrazioni il problema abitativo, mentre noi dicevamo guardate che invece esiste, perché il problema abitativo era uno dei motivi di maggiore immigrazione anche interna alla regione da parte di lavoratori che venivano impiegati su alcuni tipi di lavoro, che venivano naturalmente, come ho detto prima, ricattati, quindi per cui avevano questo problema giornaliero di andare negli sfratti. E quindi abbiamo una storia alle spalle, abbiamo fatto occupazione a Bologna, che è stata la stagione che andava da circa dal 2001 al 2017, quando poi è intervenuto anche sul territorio il questore, che naturalmente sta prendendo la palla al balzo per poter fare proprie politiche di parte, in contrapposizione anche all'amministrazione, che è totalmente assente, qui sì che è totalmente assente perché non ha nessun tipo di risposta neanche negativa da non terporre, se non quelle della, invece della regione, perché come diceva prima Simoni, invece dalla regione arrivano i diktat di avere questo tipo di politiche, e sono naturalmente lo strumento che hanno trovato per poter eseguire queste politiche è il nuovo ISE. Il nuovo ISE, infatti, se magari stanno cercando di fare Toscana in alcune parti, Bologna e la regione Emilia Romagna è stato invece proprio il, come si dice, è sempre all'avanguardia in queste cose, guarda caso, è stato il laboratorio politico proprio per portare avanti da una parte del centro-sinistra di questo tipo di politica, perché come vediamo chiunque possegga una stanza a Trapani, faccio per dire, è escluso dalle liste di assegnazione di case popolari, tant'è vero che fino al 2005, quando anche i sindacati gestivano le domande di case popolari ERP, le domande a Bologna erano circa 10.000 a fronte di circa 350 assegnazioni all'anno, queste domande sono state date in appalto, diciamo, ad Acer, che è l'ente che gestisce anche le case popolari, le fanno direttamente loro e le domande sono crollate a 4.000. E questo vi dà anche un certo tipo di idea, anche perché molti non fanno più la domanda di casa popolare perché c'è gente che si aspetta 20 anni prima di poter vedersi assegnare una casa popolare, sempre a fronte del fatto che tutti e 10.000 avevano diritto ad avere la casa popolare, perché se tu rientri in certi tipi di canoni per la domanda, naturalmente tu hai il diritto alla casa popolare. E questo era un pochino il coso. Abbiamo fatto occupazioni, ripeto, ormai a Bologna la questione abitativa è stata risolta dal questore dal punto di vista delle occupazioni, non ci sono più occupazioni a Bologna di uso abitativo, parlo, perché nel giro di 3 anni hanno fatto piazza pulita su 7 occupazioni a Bologna che c'erano, che riguardavano circa 1.000-1.200 persone, sono state da suolo e sono entrati in quel circuito che spiegavano benissimo i miei compagni di passaggio da alloggio a alloggio, molti se ne sono andati perché erano extracomunitari e sono dovuti emigrare in altre parti perché la crisi a Bologna e in Germania sta colpendo duro, e quindi noi ci siamo trovati in questa situazione qua. Siamo riusciti naturalmente con da quando abbiamo deciso di aderire all'Unione Inquilini di aprire uno sportello che ha cadenza settimanale, che teniamo il lunedì nel pomeriggio con assistenza legale e, tra virgolette, come dicevano anche prima i compagni, quasi sociale, perché purtroppo ci troviamo in situazioni dove sono arrivati anche dei casi che ti telefonano anche alla notte perché naturalmente rilasciamo e ti dico guarda io mi sto suicidando perché domani mi vogliono buttare fuori di casa, e ti trovi a dover organizzare picchetti e robe varie per poter cercare di, oppure di andare solo a spiegare, di presentarsi davanti al giudice perché magari ottieni un certo tipo di rinvio nel modo che magari cerchi di trovare una soluzione. Questa insomma è un po' la funzione che stiamo cercando di fare anche a Bologna, che riprende poi quella che avevamo prima con gli sportelli di Asia, che naturalmente non esistono quasi più. E niente,
Un altro dei lavori che stavamo cercando di fare, perché come ho sentito prima anche, è molto sentita a Bologna la problematica della studentesca, perché Bologna naturalmente essendo una città universitaria c'è lo stesso problema che Pisa, penso che prima c'è negli interventi di Pisa, c'è lo stesso problema che naturalmente ti trovi ragazzi con affitto a nero magari in stanze in 5-6 con affitti che vanno magari normalmente da 6-700 euro ad affitto, naturalmente lì ti vanno da 6-700 a posto letto, e quindi questo rende il mercato sempre più diciamo privo di abitazioni, e quindi perché ne vengono dati ad affitti in nero ed abbiamo questa esigenza. Cioè molti universitari ci stanno dicendo guardate, noi stiamo arrivando ad arrivare, cioè ci sono dei casi dove molti studenti stanno arrivando da fuori sede, la maggior parte sono di fuori sede, e vengono a abitare in camper perché non riescono più a trovare una stanza per poter andare a dormire e a seguire le lezioni in camper, sì, sì, stanno arrivando proprio quei camper perché dicono noi non troviamo soluzioni abitative e quindi dobbiamo per forza abitare lì. E questa è una delle campagne che noi stiamo cercando di organizzare con altre organizzazioni che sono presenti sul territorio, sempre studentesche, per poter lanciare magari una campagna di informazione e di cercare di portare avanti questo tipo di discorso. Con le istituzioni abbiamo iniziato, per fortuna un po' in tempi più rapidi del compagno, non mi ricordo chi, con Acer, grazie naturalmente al protocollo che era stato firmato dall'Unione Inquilini con Federcasa, per la quale vi dico al primo incontro ci hanno detto ma come, avete firmato un protocollo? Ho detto no, anche voi avete firmato un protocollo, cerchiamo di attuarlo anche a livello territoriale. Ah sì sì, mi sembra di averlo visto, insomma quando gliel'ho presentato poi ho detto sì sì, non c'è nessunissimo problema e cerchiamo di portare avanti la collaborazione anche con l'Unione Inquilini. Molto più difficile invece il rapporto con l'istituzione comune, e il comune Bologna è un buco nero perché praticamente non ha nessunissima intenzione di nerola purtroppo, e quello è veramente un buco nero, cioè ci sarà veramente da combattere solo per avere un incontro, perché è storicamente refrattario a qualsiasi tipo di accordo sindacale che non sia già domesticato. Purtroppo in quella situazione su NIA, SICET, UNIAT, robe varie sono totalmente spalmate, almeno a Bologna, perché lì sono di una potenza che come case popolari hanno quasi la totale. Un'altra delle campagne sarà quella che dovremmo fare su un ragionamento di case popolari che a noi non abbiamo mai affrontato. Questo è più o meno. Il SUNIA dà alcuni tipi di indirizzi che sono, come faccio per dire, non contenti dell'applicazione del nuovo ISE, però quando gli vai a dire va bene allora facciamo qualche cosa per poter contrastare queste politiche, dicono sì esatto, quindi si fa fatica, si parla più con SUNIA che così, sì, cioè, invece proprio non ne parliamo, e queste sono più o meno le politiche che cercheremo di mettere in campo. Abbiamo fatto il 10 ottobre un volantinaggio davanti al Tribunale degli Sfratti, e solo per quel motivo lì ci siamo visti quattro camionette dei carabinieri che ci hanno detto ma che intenzione avete? Nessuno, fare un volantinaggio, siamo tre militanti, vogliamo fare un volantinaggio per porre il problema degli Sfratti. Ah va bene, ma verranno anche le modalità Bologna di lotta per la casa seguono quell'andamento lì, quindi ci stanno inquadrando un pochettino, stanno iniziando a inquadrare adesso. Bene, questi momenti secondo me sono molto importanti, questi perché mi danno anche lo spunto perché di vedere come funziona anche l'Unione Inquilini su altri territori. Per esempio mi interessa molto quello che stanno facendo a Pisa e in altri cose come Viareggio,
quindi mi interessa molto. Un pallino che ho proprio è quello dell'informazione. Sarebbe molto importante per l'Unione Inquilini, perché vedo che Massimo è molto attivo su social network, però fare veicolare anche quello che si fa a livello del territorio. Mandarlo? No, ma non solo mandarlo, cioè voglio dire, già è pubblicato, molte volte è pubblicato su magari sul sito, sul coso, io giro, però non c'è quel collegamento, come dici proprio, di renderlo pubblico a livello nazionale. Quindi un maggiore collegamento serve anche a far capire che il nostro lavoro è importante, e naturalmente a fasce che non vengono in contatto con l'Unione Inquilini, di far vedere che non ci stiamo muovendo. Invito tutti, magari adesso non so in che tipo, in quale modalità, di iniziare a investire veramente anche un po' sulla comunicazione di quello che facciamo. Grazie.